tutti, come presidente del circolo, e stasera abbiamo il professor Calzini che ci intratterrà su un argomento assai importante, tutti importanti gli argomenti, ma sicuramente questo del rapporto con la Russia, con la Cina, con l'ordinamento mondiale, che cosa può succedere, quali possono essere le conseguenze di specie dopo le elezioni di Trump a Presidente degli Stati Uniti e così via, mi pare che sia un argomento molto molto importante. Per cui niente, io non vi rubo più tempo, do la parola al professore e vi auguro a tutti un buon ascolto. Mi permetto di aggiungere due cose per il professore, anche io ho avuto l'onore di conoscerlo questa sera a cena. Ovviamente la voce del professor Paolo Calzini non è una voce a caso, a parte essere stato collega per tanti anni di Giampaolo Calchinovati, ha avuto poi modo il professore di vivere sia negli Stati Uniti che a Mosca, ci stava raccontando poco fa, quindi l'argomento di stasera come voce più autorevole non ne potremmo avere. In un giorno particolare, come sapete, oggi a parte piove a Firenze, poi qualcuno ha deciso di tirare dei missili, sono cascati nell'oceano vicino al Giappone, sia Russia che gli Stati Uniti hanno dovuto prendere posizione a riguardo. Non credo che il professore ci parlerà di questo ultimo episodio, però ecco, era per dirvi questo piccolo cenno biografico, poi sul professore potrete trovare in rete tutte le informazioni del caso. Grazie davvero di essere qui a Firenze insieme a voi. Sì, allora, il titolo di questa conversazione è il rapporto speciale tra Stati Uniti e Russia. Perché speciale? Perché è un intreccio di rapporti economici, ideologici, strategici, e perché si tratta di due attori molto importanti. L'America è addirittura rimasta l'unica superpotenza e la Russia è un paese che sta in qualche modo riemergendo dopo il crollo dell'Unione Sovietica. L'aspetto interessante, ma non è di questo che parlerò oggi, è che questa rivalità tra Russia e America non si è tradotta fortunatamente in guerra fino adesso. C'è stata una serie di tensioni e quindi. Quello di cui parlerò io è la situazione attuale, la situazione contingente. E mi concentro essenzialmente sul rapporto tra Stati Uniti e Russia, che è un tema che è tornato di attualità a seguito di alcuni sviluppi degli ultimi 2-3 anni che hanno fatto sì che questo elemento sia diventato, non so se questo fosse, che questo elemento sia diventato appunto importante. È importante perché siamo in una congiuntura internazionale molto complessa, come sapete, cioè in sostanza, per usare un termine molto banale, siamo in una fase di passaggio dall'ordine del dopoguerra fredda a un nuovo ordine, e nel passaggio, come diceva anche Gramsci, c'è il disordine, quindi adesso siamo in una fase di disordine mondiale. Quindi tutti gli sviluppi che hanno a che fare con questa situazione pesano in modo importante. Poi sono i fattori che contribuiscono a dare rilievo a questo rapporto. Il principale, come ovviamente forse sapete, è l'elezione di Trump a Presidente degli Stati Uniti. A Presidente degli Stati Uniti è un personaggio di cui dirò alcune parole molto particolari, e ovviamente, come sempre quando si elegge un nuovo Presidente degli Stati Uniti, c'è una svolta, un cambio di politica. Così è stato con Obama, così è stato con i Clinton, perché il Presidente degli Stati Uniti è un personaggio importante, è un sistema presidenziale e quindi conta quello che fa. In passato, da parte degli altri presidenti, in particolare di Obama, c'era stato il tentativo, come dire, di stabilire un rapporto di cooperazione con la Russia, con la quale c'è una rivalità di fondo, sostanziale. Sono due paesi, come dicevo, che sono rivali, fino adesso non sono entrati in conflitto, ma sono rivali
per la serie ragioni che cercherò di spiegarvi. Però tutti questi tentativi in qualche modo di creare una cooperazione effettiva fra Russia e America sono falliti. In effetti sono funzionati quando? Molto tempo fa, nella guerra contro la Germania nazista, perché allora, come sempre, il nemico comune ha unito paesi che poi hanno degli elementi di rivalità. Ma da allora in poi il rapporto è stato molto oscillante, tensioni, cooperazioni, ma però tutto sommato due paesi, per usare un termine molto banale, che fondamentalmente si guardano in cagnesco, come si dice, perché insomma sono obiettivamente su posizioni diverse. Questa volta però con Trump c'è l'idea che magari le cose possono cambiare. Il presidente Trump ha fatto delle dichiarazioni durante la campagna elettorale dicendo: beh, ma però con la Russia possiamo stabilire un rapporto più concreto, e quindi ha poi dato via a un corso di politica estera che, come adesso poi descriverò più in dettaglio, presenta delle ambiguità. Cioè, per un verso è una riaffermazione della strapotenza americana, per l'altro verso è, come si dice, anticipo, un atteggiamento più pragmatico, più realista. E quindi il realismo e il pragmatismo potrebbero, secondo alcuni, ma ci arriveremo, creare un rapporto più aperto con la Russia. So che avete già avuto delle conversazioni sugli Stati Uniti, quindi io mi concentrerò soprattutto sulla parte russa, che in qualche modo mi pare che possa essere la novità per voi. Allora, in America c'è un nuovo presidente. Nel frattempo, quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni è che la Russia è tornata a riemergere come potenza importante. Guerra in Ucraina, intervento in Siria, quindi la Russia, che in qualche modo era ai margini del sistema internazionale, è tornata ad essere con Putin, che è un altro grosso personaggio del quadro internazionale, a avere, così come dire, un'affermazione di successo. Come dicevo, le ragioni di questo successo sono due. La prima, più generale, è la riaffermazione della volontà russa di essere presente in politica internazionale. Lo era stata con l'Unione Sovietica, però una volta crollata l'Unione Sovietica, la Russia, in qualche modo, che rimane un paese molto importante, ha perso il prestigio, ha perso il drive dell'ideologia e ha perso anche in termini di potenza, perché ormai l'unica superpotenza rimasta sono gli Stati Uniti. Come ho detto, due sono le iniziative con quali la Russia ha riconquistato un ruolo. Il primo è la crisi in Ucraina. L'Ucraina si era ribellata, e i russi sono intervenuti, hanno ripreso la Crimea, che era abitata da una minoranza russa, e hanno costituito nell'oriente dell'Ucraina, nel Donbass, una base secessionista abitata dalla minoranza russa. Perché Kiev, il governo ucraino, ha fatto una svolta, a sua volta, allineandosi con l'Occidente, con gli Stati Uniti e con l'Europa. Quindi la Russia ha fatto un'operazione, come dire, di contenimento. Io perdo l'Ucraina, che è un paese importante, 40 milioni di abitanti e via dicendo, è collocato strategicamente, però mantengo una posizione in Ucraina. Questo credo che si possa vedere l'Ucraina in quella zona verde di sotto, adesso ve la faccio vedere, che è a ridosso della Russia, e quindi sul piano così è importante, è quella zona lì, è quella zona di sotto. No, è quella là, scusate, quella là ai confini con la Russia, è tra l'Europa e la Russia. Ma l'altra iniziativa di grande effetto, soprattutto dei media, se avete visto sui giornali, così, è stato l'intervento russo in Siria.
in Siria per appoggiare un governo che è alleato, che è quello di Assad, e in qualche modo usare la Siria come punto d'appoggio della sua politica, perché ha una base militare. Quindi in questo senso la Russia ha dimostrato una capacità militare e anche politico-diplomatica molto importante. Ancora oggi la crisi in Siria si potrà risolvere solo se c'è una partecipazione russa molto importante. Cioè la Russia rientra nel gioco politico-diplomatico e in qualche modo diventa un attore determinante su questi diversi fronti. Quindi, torno a dire, l'America ha Trump, la Russia ha Putin, che rilancia la Russia. Quindi tutti e due questi paesi in qualche modo sono, come dire, ripresa, però viene in volontà di ripresa. La Russia, questo è il fatto importante, è stata in grado, come si dice, di marginalizzare gli occidentali. In Siria è stato il paese decisivo con delle azioni militari a favore di Assad, questo approfittando della, come dire, incompetenza o incapacità di essere presente degli Stati Uniti, per non parlare dei paesi europei, perché nella guerra civile siriana i paesi europei sono presenti solo in parte, gli Stati Uniti adesso sono presenti, ma sono intervenuti soprattutto per combattere l'islamismo radicale, l'ISIS, ma non per risolvere la crisi in Ucraina. Quindi il rafforzamento di posizione della Russia come attore della politica internazionale, cioè capace di agire in situazioni di crisi, è evidente. D'altra parte, e qui c'è tutto un discorso da dire sull'importanza dei media oggigiorno, della comunicazione, cioè come questa può esaltare delle situazioni, creare delle immagini che poi corrispondono solo in parte con la realtà. Perché questa idea di una Russia che, come ho detto, è in ascesa, è stata molto enfatizzata dai media, dalla propaganda, cioè adesso per ragioni opposte sia gli occidentali che i russi tendono a presentare una Russia non solo potente ma anche affermativa, come si dice, aggressiva. Da parte occidentale perché? Perché c'è la volontà, questa americana, europea, la NATO, di mobilitare forze in senso antirusso. In effetti qui c'è nella mente sempre questa visione della Russia che non è più sovietica ma che è una minaccia per la stabilità internazionale. Da parte russa, d'altra parte, c'è la volontà di enfatizzare che loro sono diventati importanti, quindi le due cose si combinano, il negativo e il positivo. Negativo da parte dell'Occidente, che vede una minaccia, positivo da parte russa, che vede invece la crescita di prestigio, di importanza e via dicendo. Però dicevo, questa ripresa della Russia non va esagerata, soprattutto nei rapporti di forza, perché quello che è molto chiaro è che un paese è forte in rapporto alla forza dell'altro, cioè la forza, la potenza è un carattere relativo, non c'è la potenza assoluta, c'è la mia potenza in rapporto alla potenza dell'altro. E indubbiamente quindi c'è un rafforzamento di immagine, perché il fatto è che il rapporto, questo è fondamentale, fra Russia e Stati Uniti rimane squilibrato, rimane, come si dice, asimmetrico. Cosa vuol dire che è asimmetrico? Che nei rapporti di forza i dati sono chiari, gli Stati Uniti sono ancora di gran lunga più importanti e più potenti della Russia. Lo sono sul piano economico, tecnologico, voi, gli Stati Uniti sono ancora insieme alla Cina una grande potenza economica, la Russia ha una carta sua economica importante che è l'energia e il petrolio, ma a parte questo è un paese che ha
come dire, una potenza economica equivalente a un paese medio come può essere l'Italia. E tenete conto che la Russia ha 150 milioni di abitanti e copre tutto quello spazio di 100. Quindi è un paese, questo è importante da ricordare, che rispetto alle potenzialità che avrebbe di risorse e anche di potenziale umano, la Russia, insomma, tanto per essere molto chiaro, c'è gente che ha studiato, c'è un'elite, eccetera, è rimasto in aria tra. Quindi la sua economia è un quinto o un quarto di quella americana, e poi nel commercio mondiale conta molto meno, a parte il petrolio. A differenza degli Stati Uniti, non è parte di un sistema di alleati. Gli Stati Uniti hanno l'Europa con loro, il Giappone, la Corea del Sud, la Russia ha un paio di paesi confinanti, ma è la Russia che sostiene questi paesi, tipo la Bielorussia, la Georgia, eccetera. Però è un paese che non ha alleati effettivi. C'ha un rapporto complesso con la Cina, ma non è proprio un'alleanza, perché la Cina in questo senso è anche a sua volta molto più forte della Russia. Quindi la Russia è, come si dice, una grande potenza, ma se posso semplificare, schiacciata tra gli Stati Uniti e la Cina. Cioè i grandi attori in termini di potenza sono questi due. C'è un altro fattore in cui la Russia è in una posizione di inferiorità, che è quello militare. Le spese militari americane sono 6 volte quelle russe, nonostante che anche i russi ne hanno fatto lo sforzo. Però qui c'è un fattore importante da ricordare sempre, se no non si capisce. E c'è quello che si chiama l'elemento equalizzatore fra i due rapporti. Qual è? Il nucleare. Perché la Russia, con questi limiti sul piano economico e sul piano strategico, è grosso modo l'unico paese alla pari in potenza nucleare con gli Stati Uniti. Cioè tra Stati Uniti e Russia controllano il 90% del nucleare internazionale. Ci sono altri paesi, la Francia, l'Inghilterra, Israele, l'India. Quindi tenete conto che questo aspetto è importante, perché dà il senso, come dire, di perché gli Stati Uniti, nonostante la loro strapotenza, debbano avere con la Russia anche un rapporto, come dire, tenere conto, perché il nucleare, anche se tutti noi speriamo che non venga mai usato, è, come si dice, un elemento di deterrenza fondamentale. Deterrenza cosa vuol dire? Che ti tengo fermo, perché se tu lo usi, lo uso anch'io, è la catastrofe per tutti e due. È un elemento che è rimasto chiaro, anche se si può usare in parte, ma insomma, questo è il problema. La Russia, in questa prospettiva dell'ascesa di un nuovo presidente americano, che poi ne parlerò, è un presidente che vuole affermare di nuovo la preeminenza degli Stati Uniti. Il suo motto è: facciamo di nuovo l'America grande, potente. Let's make America great again. Questo è il senso di forza di Trump, che poi alla fine ha fatto vincere anche le elezioni, ha giocato sul nazionalismo e il patriottismo americano, che è importante. La Russia, che politica ha adesso gli Stati Uniti? Quali sono le intenzioni? Da un lato c'è questa volontà di tenere fermi alcune sue posizioni, di dire: noi saremo meno potenti di voi, ma abbiamo il nucleare, abbiamo una grande estensione territoriale, siamo al centro dell'Asia, siamo un paese con una grande tradizione, la Russia culturale, quello che volete, siamo più deboli, ma insomma è un paese di cui dovete tenere. Cioè siamo un paese che vuole assicurarsi il ruolo di grande potenza. Voi sarete una superpotenza, ma noi siamo una grande potenza. E effettivamente la Russia, nella scala complessiva, resta una grande potenza. Quello che i russi risentono, e questo vale anche per l'Europa, è di essere considerati un paese
potente, ma questo valeva anche per l'Unione Sovietica, ma più arretrato, meno civilizzato, cioè un paese potente ma che porta con sé delle tradizioni autoritarie. Poi è stato comunista, poi è stato stalinista, adesso c'è Putin, che anche lui è un personaggio autoritario. Quindi la Russia, come dire, è colpita nel suo orgoglio, perché è visto come un paese di secondo livello rispetto all'Occidente. E effettivamente c'è da dire che sul piano tecnologico, dello stile di vita e via dicendo, l'Occidente, il suo complesso, è superiore. La Russia ha fatto molti passi in avanti, si è andata in Russia, adesso c'è, però rimane un paese, rispetto alle risorse che ha, inarretrato, e qui ci sarebbe a spiegare perché non è riuscito. Anche se la Russia, sia chiaro, è un paese capitalista, ormai col mercato, dicendo, però insomma è ancora inarretrato e non è alla pari indubbiamente con gli Stati Uniti. Quindi vuole affermare la sua posizione. D'altra parte è chiaro, proprio perché c'è questo rapporto squilibrato, che la Russia punta in questa fase a, come dire, creare un rapporto più disteso con gli Stati Uniti. Cioè la Russia, come dire, non è compiaciuta di questa tensione che c'è adesso, no? Di questo contrasto. La NATO che si riarma ai confini della Polonia, gli Stati Uniti che aumentano le spese militari del 10%, quindi lo portano a 600 miliardi di dollari all'anno, quindi è una spesa colossale, cioè gli Stati Uniti hanno una spesa militare che equivale alla spesa di tutti gli altri paesi messi insieme, quindi questo vi dà il senso di quella che è la potenza americana. E quindi la tendenza della Russia è, tenendo ferma certe sue posizioni, di tentare, se non un accordo, una coesistenza con gli Stati Uniti. Una coesistenza che oggi non c'è perché ci sono contrasti, perché in Ucraina c'è un conflitto congelato, perché la Russia è stata esclusa dal G8, che era la riunione di tutti i paesi più importanti, e quindi la Russia in qualche modo è messa in un angolo, e perché ci sono le sanzioni economiche contro la Russia che pesano sull'economia, in particolare europea, anche italiana, perché gli scambi si sono fermati. Quindi, come dire, c'è questa volontà di arrivare a un accordo con la Russia, con gli Stati Uniti. Anche se, e qui adesso questi discorsi miei sono un po' contraddittori perché c'è un aspetto e l'altro, anche se la Russia, e qui secondo me è un concetto di cui tenere conto, ha la percezione, la convinzione che non è solo della Russia, ma è ormai di molti osservatori internazionali, che le tendenze del sistema internazionale siano in un certo senso valide dalla preponderanza di un tempo occidentale alla nascita di tutta una serie di paesi che non sono occidentali. Gli inglesi hanno un termine interessante, the West and the Rest. Ora the Rest sta crescendo, perché nel Rest c'è la Cina, per esempio, c'è il Sud Vietnam, c'è il Brasile, quindi i russi e molti osservatori anche noi vedono una transizione da ovest verso est, semplificando, cioè una ripresa e una rivendicazione di tutti i paesi non occidentali, che siano in Sud America, che siano in Asia, e in Asia soprattutto, perché in Asia c'è la Cina, ma c'è anche l'India e altri paesi. Quindi questa visione si definisce, come dire, in termini, in gergo politologico, una tendenza al multipolarismo. Cosa vuol dire? Più poli di potenza, poli vuol dire stati, nazioni, cioè non più un mondo, come è stato e come rimane anche in parte, unipolare,
in cui c'è un polo prevalente che sono gli Stati Uniti. In questo quadro quindi la Russia dice noi siamo più deboli, però la tendenza generale va in questa direzione e noi possiamo approfittare di questa situazione. Questa idea del multipolarismo si lega a un altro concetto importante dell'attuale politica, che è quello che ogni popolo, ogni Stato ha diritto alla sua sovranità e quindi al suo sistema politico, che i valori della democrazia occidentale non sono esportati, perché quando sono stati esportati con la forza, tipo Iraq, Afghanistan, via dicendo, hanno provocato tensioni e caos. Cioè c'è questa idea proprio molto pragmatica, che l'Occidente non può giudicare gli altri regimi in base ai propri valori. Ogni regime ha i suoi valori e le sue cose. Quindi questa idea del multipolarismo, cioè un mondo non più unificato intorno all'Occidente, come è stato storicamente, ancora in parte è perché l'Occidente è ancora presente, ma un mondo più plurale, anche se naturalmente dal punto di vista anche di occidentale, certi regimi non occidentali sono regimi autoritari, non ci sono, insomma, sono regimi politicamente che non corrispondono ai valori democratici come vengono intesi in Occidente. Anche se c'è da dire, questo è il mio parere, l'immagine della democrazia occidentale negli ultimi tempi è molto calato, perché ci sono tensioni, c'è nazionalismi, c'è i populismi, quindi tutto questo, cioè il mondo sta cambiando molto, sia in termini di potenza, sia in termini di valori e di immagini. Come si sviluppa il rapporto Stati Uniti e Russia in questo contesto? È un rapporto, per usare anche un termine un po', molto accidentato, cioè molto su e giù, positivo, negativo, e con dei rischi forti, lo dirò in conclusione, perché se si dovesse arrivare a uno scontro, quali possono essere le conseguenze? Sapendo che sono due potenze nucleari, insomma, i rischi ci sono. Ma qui arriviamo agli Stati Uniti, al nuovo corso americano. È un nuovo corso all'insegna del patriottismo e del nazionalismo. Trump, come dicevo, il suo slogan è ridare agli Stati Uniti la sua grandezza. C'è questa idea che comunque Obama non si è fatto abbastanza sul piano internazionale, si è lasciato fare i cinesi, i russi, cioè questa tendenza del rest verso il west è stata permessa in modo eccessivo. Quindi cosa sono i tratti caratteristici della politica americana? Riaffermare la preminenza, per non dire l'egemonia, degli Stati Uniti a livello mondiale. Non un'egemonia imposta necessariamente con la forza, ma insomma sono gli Stati Uniti che rimangono l'arbitro del sistema internazionale. Questo atteggiamento non vale solo per la Russia, ma vale per tutti i paesi, la Cina in particolare, che è vista come il principale avversario della parte americana, e poi paesi minori, la Turchia, l'Iraq, i paesi del Medio Oriente. E anche, questo è importante, per gli alleati degli Stati Uniti, cioè i paesi europei. Cioè gli Stati Uniti hanno l'aria di dire siamo alleati, però come dire, attraverso la NATO, questo sistema militare, siamo noi che dobbiamo un po' dirigere. Tutto questo, questa capacità di imporre l'egemonia è basata, uso qui un termine inglese, ma insomma, su quello che si chiama hard power e soft power. Che cosa vuol dire? Il potere della forza, della coercizione militare, e il potere soft power, morbido, della persuasione, della proiezione di un'immagine. Cioè questa tecnica di influenzare
attraverso l'immagine, attraverso la cultura, attraverso il consumismo, gli altri paesi. E quindi c'è questo gioco su questi due terreni. Quello, io posso imporre con la forza, come hanno fatto in Iraq, in Afghanistan, sia pure con esiti disastrosi, ma posso rifarmi anche con questa immagine, diciamo pure, anche da noi c'è, cioè l'immagine degli Stati Uniti come un paese, poi fino a un certo punto, ma insomma, prospero, avanzato, più avanzato tecnologicamente, cosa che in parte effettivamente è. Quindi è quella che si chiama una politica affermativa. Affermativa è un modo morbido per dire aggressiva, insomma, che si spinge in avanti, cioè che vuole affermare la sua potenza. E per usare un termine che qui standard, è una politica che si richiama a quella che si chiama, è un termine tedesco, realpolitik, il realismo. Cioè, poche storie, si guarda ai rapporti di forza. E anche a quella che si chiama la geopolitica, che vuol dire si è importanti sulla base di come si è distribuiti, sulla base del territorio, sulla base dei confini e via dicendo. Questo è il punto di novità cruciale di tutto il discorso. E va d'altra parte questa affermazione della politica con la rinuncia, e questo è il fatto nuovo, a quella che era stata la politica poco tempo fa della promozione della democrazia. Cioè, a noi quello che interessa adesso è la difesa degli interessi americani, ma non ci preoccupiamo più tanto della promozione dei valori americani democratici. È una svolta concettuale molto forte, perché implica di fatto, come dire, una cosa che è sentita ormai anche in Occidente, un disincanto su quella che è la democrazia tradizionale. Cioè l'idea che è un regime, certo che molti di noi lo ritengono che ancora è il migliore di tutti, però che è in grossa decadenza, perché c'è la scelta dei partiti di estrema destra, perché c'è il nazionalismo, perché c'è il razzismo, e quindi questi valori tradizionali, c'è questa idea, ma insomma la democrazia, così come la pratichiamo così, non è più un elemento di attrazione per molti paesi. Molti paesi ritengono, tanto per essere chiaro, che quello che si deve avere adesso è l'uomo forte, un sistema autoritario, un sistema che fa funzionare. E qui effettivamente l'esempio funzionante di questo sistema qual è? Non tanto la Russia, che ha dei problemi di corruzione, di tensione, e come ho detto di arretrare, ma la Cina. La Cina ha il capitalismo, il consumismo, è un regime forte. Un regime in mano a un partito che è il Partito Comunista Cinese, che ha scelto economicamente il mercato e l'economia, ma politicamente è un regime in cui non ci sono, tra virgolette, libere elezioni. Cioè un forte partito che gestisce. E quindi questo esempio, fra gli altri, è un esempio che ovviamente ha dato il senso, come dire, come anche qui stiamo entrando in un sistema diverso. E d'altra parte la tendenza a un regime forte è molto diffuso, in Turchia è così, e anche in Europa ci sono partiti dell'estrema destra, la PEN in Francia, non dico che vorrebbero instaurare dei regimi autoritari, ma che ovviamente c'è questa idea, no, dell'uomo forte, anche da noi, insomma, un personaggio importante, insomma, che prende in mano la situazione e che altro è quello che si chiama il decisionismo. Cioè c'è l'idea che in democrazia è più difficile decidere le cose, che c'è comunque un discorso molto ampio, se volete lo riprenderemo. Perché questo fatto di rinunciare all'esportazione della democrazia? Come era stato fatto in recente, in quale situazione? Come cos'è prima delle arabe? Si è fatto saltare il regime di Gaddafi per creare una situazione tremenda. In Egitto si è fatto saltare il regime autoritario dicendo adesso viene la democrazia e adesso siamo forse in una situazione peggiore di quella precedente.
Quindi tutto questo ovviamente si ricollega a uno slogan che è il cambio di regime, una politica per favorire il cambio di regime. Ora, il cambio di regime, in tutti questi esempi che vi dico, non ha migliorato la situazione, ha creato il caos, ha creato il disastro, Iraq, Afghanistan, Egitto, Libia, quindi questo elemento ha pesato. E questo fatto di rinunciare a questa politica è stato apprezzato dalla Russia, perché la Russia ha sempre ritenuto, forse non ha torto, che gli Stati Uniti e in genere l'Occidente volessero un cambio di regime in Russia, cioè volessero un regime in cui non ci fosse Putin, ma ci fosse, come dire, un leader più aperto all'Occidente, che la Russia diventasse parte del sistema occidentale. E quindi questo slogan, cambio di regime, a cui Trump ha detto di voler rinunciare, e quindi Trump in questo senso, col suo realismo, è stato, come dire, anche molto avanzato, perché ho letto anche i suoi discorsi, ha detto il diritto di ogni nazione a scegliere il regime che gli conviene. Quindi noi non ci presenteremo più come quelli, noi abbiamo un regime nostro che ci sembra ottimo, è migliore, ma non è che premeremo perché altri regimi cambino così. Perché dice, usando un termine inglese, perché non vogliamo più essere coinvolti in crisi di altri paesi, come è successo adesso appunto in Siria. Quindi c'è un atteggiamento, come dire, molto pragmatico. Noi difendiamo i nostri interessi, quando è necessario, anche con la forza, però rinunciamo a quello che era stata un'ambizione americana a essere i maestri del mondo, cioè quelli che insegnano a tutti come comportarsi. Banalizzo, ma insomma, c'è un po' tutto questo elemento di novità che fa parte di una concezione molto, molto realistica di dire, ma no, noi difendiamo i nostri interessi. E qui la differenza fra interessi e valori, non si dice. I valori, ognuno fa quello che vuole. Gli interessi, andiamo d'accordo? Bene, se non andiamo d'accordo ci pensiamo tutti. Banalizzo, è un discorso un po' più sofisticato di quello che vi faccio. In due parole. Però questo dal punto di vista di Putin è stato visto come fatto positivo, perché dice gli americani non insisteranno dicendo ci vuole un cambio di regime anche a Mosca, perché Putin è autoritario, perché non c'è libertà alla occidentale. A favore di questo nuovo corso, che vi ho detto, c'è appunto il pragmatismo di Trump, cioè quello che la porta è, con molta specificatezza, a operare nella logica di una politica di potere, cioè rapporti di forza. Potere, e questo è un elemento che lo avvicina a Putin, perché Putin in questo senso anche lui ha un senso che quello che conta è il potere. E quindi non è tanto uno scontro di valori, Putin, Trump, ma è vediamo se c'è un ambito negli interessi di accordo o di contrasto. Tutto questo fa sì che loro appunto abbiano una visione a favore di un valore che è la stabilità. Manteniamo la stabilità, e in questo senso una visione, diciamo pure autoritaria, quello che conta è l'ordine. Anche qui banalizzo, l'ordine magari a spese della giustizia, perché è il controllo, perché è la stabilità, che è un concetto che capite chiaramente cosa vuol dire semplificato. Quindi qui Putin e Trump si trovano su una posizione anche psicologicamente affine, per varie ragioni. Trump è l'uomo che dice ma io so come si fanno gli affari, e gli affari sono fatti mettendo d'accordo gli interessi, e Putin in qualche modo è l'erede dei servizi di sicurezza sovietici,
quello che conta sono i rapporti effettivi, capite? Quindi tutto riportato molto a una concezione, come dire, pratica, come si dice in inglese, make a deal, fai un accordo, e l'accordo è fatto su interessi reciprochi. Al di là, qui c'è un'altra differenza che me la butto lì, io tratto con te e ti giudico non per quello che sei, ma per quello che fai e per come operi, è molto diverso, capite? Io non ti giudico perché sei, io ti giudico per come operi, che è la tecnica poi degli affari, non è che devo giudicare la controparte sulla base di criteri morali, etici, cioè, ti giudico su come ci sia convenienza tra te e me a fare un accordo. Allora, detto questo, ci sono due temi per capire se questa politica americana, tutta centrata sugli interessi e meno, diciamo, sui valori, possa portare a una attenuazione dei contrasti attuali, perché adesso i contrasti tra Stati Uniti e Russia sono molto forti, perché c'è l'Ucraina, perché c'è la Siria, in Siria collaborano nella guerra contro l'ISIS, ma insomma ci sono le sanzioni, non si incontrano più, c'è anche una corsa al riarmo da parte americana, a cui risponde anche quella russa, e quindi c'è una tensione in Europa, soprattutto ai confini con i paesi, con la Russia, che è molto, molto. La prima tesi è che l'aver tolto di mezzo quello che noi definiremmo l'elemento ideologico, che era quello della guerra fredda, comunismo contro capitalismo. Adesso il comunismo non c'è più. Tutti i regimi sono capitalisti, siamo quelli che non stanno, con dei regimi politici diversi, quelli democratici, quelli autoritari, quelli ibridi, e quindi, per le ragioni che vi ho detto, che non c'è più un giudizio di legittimità su tu come sei, ma tu come ti comporti, dice ci sarà un rapporto più disteso. Una visione estrema sbagliata è stata anche nutrita da parte di certi ambienti occidentali e italiani, ma adesso questi dovrebbero fare una IATA 2, cioè russi, Stati Uniti e magari la Cina, tutti d'accordo per spartirsi il mondo. No, non è una visione così semplicistica, anche perché ormai nessuna potenza può spartirsi il mondo, perché il mondo è cambiato, il mondo è nel caos e nel disordine, perché tutta una serie di paesi che prima non contavano sono entrati nel gioco, l'Islam è entrato nel gioco, il Medio Oriente e certi paesi dall'Africa, quindi è un mondo, come dicevo, molto più plurale, più complesso, quindi anche le grandi potenze hanno una possibilità di controllo molto, 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 molto limitata. Quello che, secondo questa visione, che pensi un rapporto più aperto, è quella di instaurare un rapporto di do-des, cioè io ti concedo certe cose e tu me ne concedi altre. La seconda tesi, che è più pessimista, che è che in effetti i rapporti restano tesi e torneranno, eventualmente diventeranno anche più tesi. Anticipo, poi magari andrà meglio, sarà molto contento, ma insomma. Perché? Perché la contrapposizione, anche se non è più ideologica, comunismo contro capitalismo, è emotiva e psicologica, perché è una contrapposizione di identità nazionale. Capite quello che voglio dire? Oggigiorno i conflitti sono dei conflitti, infatti, sempre sulla base dell'appartenenza etnica, nazionale. Ci si ammazza in Siria perché si è sunniti o alawiti, oppure si combatte in Ucraina perché si è ucraini o russi. E qui c'è questo vecchio elemento, che poi alla base dei contrasti, e è rimasto anche oggi, di appartenenza a un gruppo etnico particolare. Qui ci fu un famoso libro di un certo Huntington, importante, che si chiamava Lo scontro di civiltà.
cioè ormai gli scontri non sono più ideologici astratti, ma sono sulla base del proprio senso di appartenenza a un gruppo particolare. E di qui il razzismo, il nazionalismo, il patriottismo. E questo è molto forte fra Russia e America. Perché sia la Russia che l'America si ritengono due grandi paesi. E c'è quello che si chiama il fenomeno dell'eccezionalismo. Ognuno a suo modo è eccezionale. La Russia, perché è a cavallo tra l'Europa e l'Asia, gli Stati Uniti, perché sono un paese in crescita, e quindi questo elemento, secondo me, giocherà. Cioè oggi il vero pericolo in politica internazionale sono i nazionalismi, non più l'ideologia politica, ma di fatto è anche politica, no? I movimenti nazionalisti anche in Europa sono importanti. C'è poi un secondo fattore, che è quello che in politica internazionale è cruciale, che sono gli interessi strategici. Cioè, interessi strategici vuol dire i confini, il territorio, il contatto di territorio, e qui lo scontro cruciale è in quella zona là in alto, che è l'Eurasia. Perché in Eurasia Stati Uniti e Russia si confrontano. Perché la Russia vuole mantenere quella sua posizione centrale che voi vedete lì in alto. E gli Stati Uniti, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, vogliono contenere la Russia. E difatti, senza che deve farlo, cosa hanno fatto? Hanno, come dire, creato delle basi per contenere la Russia in Europa con la NATO e in Asia del Pacifico alleandosi con Giappone e Sud Corea. Quindi gli Stati Uniti, come dire, accerchiano la Russia, la tengono sotto controllo da una parte sul fronte europeo e dall'altra sul fronte asiatico. Adesso c'è poi il problema americano di come contenere la Cina. E di qui l'alleanza con Giappone, Sud Corea, tutta la questione del Nord Corea, che non si sa se può diventare un elemento di scontro, e via dicendo. Però questi sono problemi, come dico, fondamentali, che fanno sì che sono interessi incompatibili. Perché o si trova un compromesso tra queste due tendenze, o se no, se uno vuol contenere e ridurre e l'altro vuol mantenere, c'è chiaramente un motivo di scontro. Di particolare rilievo in questo scontro tra gli Stati Uniti, l'Europa e la Russia c'è quella zona di confine fra la Russia e l'Europa, e lì c'è, adesso non posso entrare in dettaglio, la crisi per l'Ucraina, che è un paese importante, cioè chi controlla l'Ucraina. Questo è un fronte molto, molto importante, perché per la Russia mantenere il controllo in quella zona e i suoi confini diventa un elemento sul piano della sicurezza e così molto, molto rilevante. Sono tutti concetti molto specifici, ma che vanno stabiliti. C'è qualcuno che parla, ma io in questo non sono d'accordo, di una politica russa neoimperiale, cioè che la Russia vorrebbe ricostituire l'Unione Sovietica. Allora, il problema è che questo sia vero, perché in questo senso c'è il pragmatismo dei russi, che sanno benissimo che non riuscirebbero a fare questa operazione, perché non ne avrebbero le forze, perché è un paese che ha i suoi problemi, quindi non è una politica neoimperiale. È una politica legata a quello che si chiama il fenomeno del regionalismo, cioè le grandi potenze, Russia, Cina, Stati Uniti, mirano ad avere ai loro confini un'area di controllo, di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno avuto addirittura la dottrina Monroe, cioè controllare i Caraibi, controllare il Sud America. La Cina vuole una sua posizione di influenza ai suoi confini, la Russia vuole una posizione di influenza ai suoi confini, quindi l'Ucraina, la
Bielorussia, il Caucaso. Quindi questo della Russia è un'aspirazione che rientra in questo processo generale mondiale della regionalizzazione, cioè creare dei grossi blocchi con magari un paese centrale e dei paesi intorno. Quindi aree di sicurezza, o come si chiamano anche sfere di influenza, cioè ogni grande potenza vuole una sfera di influenza. Naturalmente i paesi che parte dalla sfera di influenza magari non desiderano essere sotto l'influenza, nel caso dell'Ucraina, o caso in America dei paesi del Centro America, del Nicaragua. Quindi capite, è il problema delle grosse potenze e dei paesi minori che gravitano intorno al paese. Nel caso della Russia poi cosa c'è che importa a volere il controllo? Il ricordo che erano tutti parte di un solo impero, i problemi economici e il timore che se questi paesi passano all'Occidente ci può essere, questo è un altro concetto, una contaminazione politica, cioè che i valori democratici occidentali, una volta instaurati in Ucraina, possano in qualche modo infiltrare il sistema sovietico. Cosa sono le prospettive di sviluppo di questi rapporti? Cerco di muovere verso la conclusione, e se ci sono delle domande, perché come avete visto gioco su vari temi. Ma questo che è chiaro è che ci sono troppe incognite in questa fase per poter, non dico predire, ma immaginare quello che può succedere, l'evoluzione dei rapporti russo-americani. Nella parola di uno scrittore che scrisse un famoso libro che si chiama La fine della storia, questo Fukuyama, ha detto, ho sentito a Roma di recente, dobbiamo solo aspettare e vedere cosa succede. Che vuol dire? Non predire niente, stare a vedere, perché le variabili in gioco sono troppe. Certo, molto dipenderà dalla posizione degli Stati Uniti, perché sono gli Stati Uniti che hanno il gioco in mano, e con Trump, visto che c'è questa realpolitik, che cosa potrà succedere. La Russia chiaramente nel rapporto con la Russia cosa gioca da parte americana? Gioca la rivalità, quella che ho detto, di una grande potenza e di un'altra potenza, perché la Russia è un ostacolo alla egemonia, insomma, è chiarissimo, è noto. E poi al nucleare, quindi, e poi la Russia ormai è presente anche in Siria, adesso in Libia, eccetera, quindi è un paese che in qualche modo si fa avanti. E in più, sempre il timore americano, legittimo, se la Russia si alleasse alla Cina, fanno un blocco anche importante. Non credo che ci sarà questa alleanza, perché la Cina tutta la sua politica per conto suo, però insomma anche questo elemento è presente nella visione americana. Trump, come ho detto, si è espresso a favore di un rapporto positivo, e così alcuni suoi vicini, cioè in particolare il ministro della difesa, questo Mattis, per quanto sia un militare, sembra uno pragmatico. Contro però un accordo o una distensione con la Russia ci sono forze molto importanti negli Stati Uniti. La prima è l'atteggiamento delle elite politiche in genere, cioè quelle che stanno nel Parlamento americano, al Congresso, al Senato, e questo vale per i due partiti, sia i democratici che i conservatori. Cioè loro sono sostanzialmente diffidenti della Russia, la vedono come un nemico, e quindi sarà un ostacolo se Trump vuole portare avanti questa politica. Poi c'è, per dare il dettaglio, tutto l'establishment degli esteri, cioè diplomatici, perché tutti questi vengono dall'esperienza della guerra fredda, e quindi
come sapete, l'imprint psicologico del passato rimane, insomma. E poi, come dico, Putin indubbiamente presenta un'immagine di aggressività, di potenza e anche di autoritarismo. Più in generale, la società americana nel suo complesso, la Russia è un paese remoto. Se voi siete stati in America il resto del mondo, cioè non è tanto importante che non è presente, non so come dire, è presente in parte negli stati che danno sul mare, New York, California, ma se no il grosso dell'America, 300 milioni di abitanti, è molto concentrato su se stesso, quindi la Russia è remota. Ma se viene vista con diffidenza, perché c'è il ricordo della Russia comunista, di adesso la Russia di Putin, e poi lì il gioco della propaganda ufficiale è stato appunto di essere critici della Russia. E poi ci sono delle lobby, come si dice, contrarie alla Russia, e quindi c'è un discorso complicato. Come sapete, l'America è fatta di gruppi minoritari di origine europea. Allora, ci sono gruppi minoritari di origine europea che sono anche russi per tradizione, che sono i polacchi, i baltici e gli ungheresi. E quelle sono dei nomi che contano, perché nelle elezioni votano. Questo per darvi proprio un senso della complessità, insomma, nella testa dell'impero americano giocano, è proprio un gruppo decisivo, ma sapete qual è? Quello ebraico, perché riesce a influenzare la politica di Israele e via dicendo. Un gruppo che non influenza tanto è quello italiano, cioè pure molto presente, ma queste altre minoranze sono indubbiamente molto, molto presenti. E manca quello che invece c'è in Europa. Che cos'è? Le lobby economiche favorevoli ai rapporti, perché i rapporti economici tra Stati Uniti e Russia sono minimi. Stati Uniti hanno dei rapporti enormi con chi? Con la Cina, con l'Europa, ma con la Russia hanno, adesso non so se hanno il 10° posto, il 11° posto, e anche per la Russia non sono importanti. Quindi non c'è quello che pesa sempre in politica internazionale, l'interesse economico di quella che si chiama la comunità degli affari, il business community, che è quello in Europa che è favorevole a togliere le sanzioni alla Russia, perché al di là di tutti i discorsi ideologici di sicurezza, poi se arriviamo al dubbio, e queste sono lobby importanti. Nell'ambito poi americano, quindi hai fatto un discorso a parte, c'è poi quello strumento militare degli Stati Uniti, che è la NATO, che è un'alleanza che comprende gli Stati Uniti e i paesi europei, ma che è controllato dagli Stati Uniti, che pagano il 75% dei costi, e la NATO, questo è interessante, diventa un attore di per se stesso, perché come tutte le grandi burocrazie, diventa un elemento che poi agisce per conto suo. E la NATO, questo è molto, diciamo, negativo, pericoloso, trova nel confronto con la Russia una ragione d'essere, ha ritrovato vitalità, tant'è che adesso la NATO ha rafforzato le posizioni militari lungo il confine, cosa che hanno fatto anche i russi, e quindi sui confini fra Russia e NATO c'è una situazione, come dire, di contatto pericoloso, con aerei che vanno da una parte e dall'altra, provocazioni, eccetera. Anche questo nel quadro europeo è un elemento nuovo e pericoloso. Nel caso americano poi c'è da notare, adesso parlerò ancora per 10 minuti, state tranquilli, finisco, a un certo punto. C'è un elemento nuovo che è molto singolare per uno studioso dei rapporti russo-americani, che qual è? Il fatto che durante la campagna elettorale e adesso Trump è accusato dai suoi oppositori di essere, come dire, legato ai russi in qualche modo, di essere, come si dice, morbido con i russi, o addirittura di aver avuto degli interessi economici, perché sapete che Trump è stato un grande uomo d'affari tra fallimenti e cose, di aver forse ricevuto anche dei finanziamenti da quei paesi. Quindi adesso in America
la questione dei rapporti russo-americani è diventato un fatto di politica interna, perché le opposizioni si servono di questo per cercare di, come dire, di criticare Trump, di farlo figurare, cosa che secondo me è assolutamente esagerata, come filo russo legato a Putin. La mia tesi, come avete capito, è che poi in sostanza, quando si arriverà a un dunque, purtroppo ci saranno delle tensioni, perché gli interessi non sono facilmente da mettere insieme. E quindi c'è questo fatto, c'è quella che si definisce una caccia alle streghe di chi nell'ambito dell'ambiente di Trump ha avuto contatti con l'ambasciatore russo. Adesso c'è tutta una polemica che Obama avrebbe controllato Trump. Insomma, la politica americana è in una situazione di tensione interna, come non si vedeva da molto tempo, e è dovuta a questo problema di come di quale rapporto avere con i russi, in sostanza. C'è poi un altro aspetto su cui poi, però, a questo punto tiro poche parole, se non vado troppo in là, ed è come il rapporto Russia-America gioca sull'Europa, sull'Unione Europea. Perché qui a un certo punto, proprio per quello che vi ho detto prima, cioè che Trump e gli Stati Uniti appaiono come un attore, come dire, che pensa solo ai propri interessi e non a quello della comunità internazionale, ai diritti umani e via dicendo. E quindi c'è stato il timore da parte degli europei, secondo me esagerato, però la cosa c'è, che gli Stati Uniti in questo senso possano scavalcare l'Europa con un rapporto diretto con la Russia, e soprattutto che gli europei devono pensare loro alla loro sicurezza nel rapporto con la Russia, che gli Stati Uniti non potrebbe essere più garante come adesso sulla base americana. Però come dico, tutto questo è molto esagerato, perché dopo queste dichiarazioni, voi sapete che Trump dice una cosa un giorno, poi ne dice un'altra, quindi è anche molto difficile da capire che posizione prende. E quindi secondo me questo è un discorso astratto, perché responsabili della difesa americani e dicendo, in un incontro che c'è stato a Monaco, hanno ribadito che no, che gli Stati Uniti sono legati all'Europa, che la NATO rimane e che ci sarà, se la Russia mai tentasse qualche operazione di tensione, via dicendo, loro rimarranno. E difatti questa è la mia tesi, perché per le ragioni che vi ho detto, l'Europa è una pedina essenziale della politica americana in Eurasia. Non posso farlo. Certo, da parte russa ci potrebbe essere un vantaggio, come si dice, a separare l'Unione Europea dagli Stati Uniti, però mi sembra, come dico, un discorso molto astratto. Il fatto è che l'Europa non ha più una strategia comune nei confronti della Russia. Questo è il vero fatto. Perché alcuni paesi sono ferocemente antirussi e sono tutti paesi di frontiera. I Baltici, la Polonia, la Repubblica Ceca, i Romeni, i Bulgari. Perché? Perché sono stati sotto l'occupazione sovietica, quindi in questo senso hanno. Mentre paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania soprattutto vorrebbero dei rapporti positivi con la Russia per ragioni di sicurezza, perché ci piacciono, la Russia è ai nostri confini, quindi avere una tensione lì, avendo già una tensione nel Mediterraneo, cioè su due fronti, non è sotto il profilo di sicurezza il meglio che si possa avere. E in più cosa c'è? L'elemento economico: la Russia è un grande mercato e la Russia è il garante della sicurezza energetica dell'Europa, e quindi qui gli interessi vanno chiaramente in questa direzione. Gli Stati Uniti cosa hanno detto in qualche modo agli europei? Noi vi garantiamo, staremo in Europa, però voi dovete partecipare in forma maggiore di quello che avete sempre fatto alle spese militari della NATO. Cioè, in questo senso, vedete anche questa volontà americana di affermarsi, di dire, sentite, noi vi abbiamo garantito la sicurezza contro l'URSS, cioè, adesso voi dovete aumentare le spese militari. E come capite, nella situazione economica italiana, no, che francese, raddoppiare o
far crescere le spese militari è un'operazione politica che metterà in grave imbarazzo tutti i governi. Quindi questo, in questo senso, questa posizione americana di dire teniamo il fronte occidentale, però voi dovete partecipare, e fa parte, scusate il termine, del ritrovato egoismo americano, insomma, di dire noi facciamo quello che facciamo ma per i nostri interessi, e quindi questo, questo è il punto. Come vede la Russia su questo? Adesso corro, se ne ho parlato troppo. Ma la Russia, come dicevo, ha interesse a superare il contrasto con gli Stati Uniti, e d'altra parte però, come dire, ha il senso che bisogna tenere un atteggiamento fermo nei confronti degli Stati Uniti proprio per contenere questo senso di onnipotenza degli Stati Uniti, cioè per avere un proprio ruolo. E quindi anche qui, come dire, è una società di cui soprattutto negli ultimi tempi c'è un sentimento anti-americano, perché gli Stati Uniti vengono visti come una minaccia. Cioè, il rischio della situazione è che ciascuno vede una minaccia dell'altro. Noi vediamo la minaccia dei russi, ma i russi vedono la minaccia degli Stati Uniti, capite? E le ragioni sono complesse, le due parti, ci sono ragioni e torti dalle due parti. In questo contesto Putin è popolare, perché? Perché è visto come un uomo forte che può garantire la sicurezza della Russia. Proprio perché siamo in una situazione di tensione, Putin gioca sul patriottismo e sul nazionalismo russo, come dicevo. E di dire, siamo in una situazione di tensione e io sono il garante. Anche se poi in Russia il problema oggi è un problema economico, perché anche lì calo del livello di vita, e poi noi abbiamo dei problemi in Italia, ma lì il livello di vita è ancora molto, molto inferiore al nostro, quindi lì si comincia a toccare, diciamo, sugli elementi proprio cruciali del sistema. Resta che la Russia, e questo è un altro punto che mi butto lì, ha bisogno dell'Occidente se vuole portare avanti la sua modernizzazione, perché solo un rapporto con l'Occidente può avere gli investimenti e le tecnologie necessarie al suo progresso. Quindi la Russia è presa, come dire, fra voler tenere una posizione di forza, però sul fondo, se vuole uscire da quella situazione che vi ho detto di potenzialità non realizzate, ha bisogno dell'Occidente. Sul piano esterno la Russia come può lavorare per, in qualche modo, per contenere gli Stati Uniti? E beh, facendo una politica con degli altri paesi. E qui qual è il paese al quale può fare riferimento? La Cina. Perché se ha dei rapporti importanti con la Cina, diventa un blocco importante. Perché sul piano economico, c'è però un problema, che la Cina ha un rapporto economico con gli Stati Uniti fortissimo. Quindi la Cina e il rischio per la Russia è, in qualche modo, banalizzo, perché corro, è che per essere alleata della Cina poi finisce a dipendere troppo dalla Cina. Infatti, se andate adesso in Russia, i cinesi sono presenti con gli investimenti. La Cina porta avanti un paese, l'egemonia sul piano economico, per adesso. Poi lei si arma, fa, non è che è un paese in bene. E quindi la Russia ha questo problema con chi tenere. E poi la Russia fa un suo gioco con la Siria, con la Turchia, con l'Afghanistan, cioè in tutte le zone, adesso anche con la Libia, in tutte le zone in cui l'Occidente ha delle difficoltà, cioè fa una politica per estendersi in questo senso. Considerazioni conclusive, ci arrivo. Cosa dire adesso? Il quadro è preoccupante, perché io ho fatto questo discorso un po' articolato. Il quadro è preoccupante perché ci sono tutte le avvisaglie per una corsa al riarmo. Già gli americani hanno deciso di aumentare il 10%. Se gli americani aumentano, la Russia fa lo stesso e la Cina fa lo stesso. E tutti devono fare lo stesso. Questo, e questo in un mondo
che è in continua evoluzione, in cui ci sono crisi, in cui c'è l'immigrazione, in cui c'è la fame, in cui c'è il problema ambientale. Adesso non vorrei farvi un quadro apocalittico, ma noi viviamo in Italia, giusto, tranquillo, avere problemi, ma fuori è fermento demografico, le emigrazioni, e poi c'è tutta una serie di paesi che non stanno in piedi, che sono questi stati falliti, il Medio Oriente, il Centro, i paesi dell'Africa Nera. Quindi c'è un'ebollizione, una turbolenza che fa sì che possano sempre scoppiare delle crisi esterne, e quindi poi le grandi potenze, Russia e America, si trovano, se non a intervenire, a dover fare qualcosa. Quindi c'è, anche qui per usare un termine accademico, una crisi della governance, che è un termine chic inglese per dire il governo, del controllo del sistema internazionale. Le Nazioni Unite non riescono a imporre le loro scelte, le grandi potenze hanno tutti i problemi che vi ho detto, perché hanno problemi tra di loro e problemi con i paesi vicini, e quindi il contesto internazionale è in crisi, e appunto ci sono tutta questa pluralità di attori, anche minori, Turchia, Afghanistan, l'Egitto, Nigeria, e paesi grandi e piccoli in fermento. Perché nel frattempo cosa è successo? Che il consumismo, la modernizzazione, la rivoluzione tecnologica, tutto questo hanno aperto degli spazi enormi di consapevolezza e anche di generico senso di saper tutto, di non saper niente e di avere notizie e di essere sotto i bombardamenti dell'informazione. Adesso, come dico, queste cose le dico in modo molto, molto demagogico, spiccio, ma insomma è un mondo negli ultimi 5 anni che ha cominciato a muoversi e che non ha più quel sistema di controlli e di stabilità che aveva durante la guerra fredda e nel primo periodo del dopo la guerra fredda. Per quel che riguarda l'Europa c'è questa crisi in Ucraina, congelata, ma tutto questo cosa potrà portare? Cosa sono le alternative? Ma direi le opportunità di arrivare, non dico a un accordo, ma a una distensione, una coesistenza, un compromesso, è per Russia e America, in questo caso, di cooperare sugli interessi comuni. Gli interessi comuni quali sono? La lotta al terrorismo islamico, perché il terrorismo islamico è una minaccia sia all'Occidente che all'America. Perché in Russia, non so se lo sapete, quasi il 20% della popolazione è di religione islamica, perché c'è una vecchia tradizione, e il Caucaso, che è parte della Russia, ha una popolazione islamica. C'è la Cecenia, ci sono stati atti di terrorismo, e quindi nella Russia c'è i problemi che abbiamo loro, c'è i problemi del terrorismo islamico, dell'instabilità, e su quello un'alleanza americana, europea, russa si può fare, e in parte si fa già. C'è poi il problema di fondo, da sempre, che Russia e America hanno un interesse comune fondamentale, che è la non proliferazione nucleare, cioè di dire potenza nucleare restiamo noi, ma non lasciamo che il nucleare si allarghi anche agli altri. Perché se si allarga agli altri, tanto effettivamente è più pericoloso. E poi quest'arma decisiva finisce che perdiamo un certo monopolio. E poi c'è l'idea che il monopolio nucleare, bene o male, Stati Uniti e Russia sono dei paesi che controllano questo fatto. Questo sul problema in cui c'è scontro c'è la soluzione, come si dice con un termine non tecnico, del congelamento. Teniamo fermo la situazione. In Siria cerchiamo di trovare un compromesso, in Ucraina cerchiamo di trovare un compromesso, e poi vedremo. Il problema, i rischi quali sono? I rischi, in una situazione che ho cercato di descrivervi in modo un po' caotico, è che possono scoppiare quelli che si chiamano degli eventi.
cioè dei fatti nuovi non prevedibili, che pongono decisioni di rapide e grandi potenze. Cosa facciamo se scoppia una rivolta, se c'è una tensione, via dicendo. E quindi c'è questa storia, il termine degli eventi, che giocano qui in una situazione come questa e possono aprire a situazioni imprevedibili. E poi non voglio adesso ancora entrare, sapete che adesso c'è tutto un problema sulla guerra cibernetica, cioè tutti questi fenomeni di alta tecnologia e di contrasti, che sono tutti elementi nuovi, per la mia generazione addirittura è cambiato tutto, e quindi hanno questa complessità che si introduce nel quadro internazionale e che può portare, come dico, ai imprevisti, che sono poi degli incidenti. Incidenti poi, tra l'altro, in questa corsa a riarmo, un aereo sbaglia, c'è poi sempre l'idea che un aereo lascia cascare una bomba per caso, che scoppia un missile, insomma, più si allarga il campo di queste tensioni, più i rischi sono forti. Ho concluso dicendo un'ultima cosa. In tutto questo quadro, ci sono molte altre cose da dire, come avreste capito da questa presentazione un po' a ruota libera, ed è cos'è e cosa può essere il ruolo dei due massimi leaders, Trump e Putin. Evidentemente non sono paragonabili, nel senso che operano in sistemi istituzionali molto diversi. Di Trump si sa, no, che c'è il congresso, che c'è questo, che ci sono i vari uomini intorno a lui, che c'è la Casa Bianca, che c'è il Consiglio di Sicurezza, però è un sistema relativamente trasparente. Di Putin non si sa. Si sa che ha un gruppo intorno a sé di uomini, sappiamo i nomi, ormai distinguiamo quelli più moderati da quelli più pragmatici, ma non sappiamo. Sul piano politico generale, la mia impressione, non posso sbagliare, è che è un regime abbastanza stabile, perché nessuno ha interesse a buttare giù Putin, anche se è molto risentito dalle posizioni, perché allora dopo chi? È sotto il ricatto della stabilità. Se buttate giù me, cosa succede? E in Russia, non sono scherzi, perché se guardate che paese è, capite che se rompe il sistema di controllo, cosa può succedere? In un paese che ha le armi nucleari, tra l'altro, questo è il problema. Molto dipenderà, naturalmente, tutte le variabili sono che situazioni di crisi si possono presentare, cosa può succedere, però è certo che il loro ruolo, di Putin e di Trump, può essere molto importante, soprattutto in situazioni di crisi. E qui non sarebbe la prima volta, perché c'è un precedente storico molto importante che va ricordato. Ai tempi della guerra fredda, quindi quella generazione, ma la mia addirittura vissuto, ci fu una crisi che portò il mondo sull'orlo della guerra nucleare, che fu la crisi di Cuba. Cioè negli anni 60 furono installati dei missili da parte russa a Cuba e insomma gli americani fecero un out, traono il gioco, poi le navi, togliete i missili, sì no, Castro entrava nel discorso. E c'è, qui abbiamo il verbale, ci fu una riunione suprema degli americani che avevano deciso di attaccare Cuba. E attaccando Cuba attaccavano anche la Russia, perché questo è il problema se tu attacchi Cuba. E quindi c'era il rischio di un confronto nucleare. E qui bisogna dire che fu merito di Kennedy di bloccare quella che era la volontà, in questo caso dei militari americani, di attaccare, e con conseguenze imprevedibili. Perché in queste situazioni, se tu non rispondi, perdi il tuo prestigio, capito? Se tu hai un fatto compiuto, in queste situazioni
il prestigio gioca. E effettivamente Kennedy bloccò questo sistema e trovò un compromesso grazie a un altro pragmatico, che era Khrushchev, che decise di accettare di togliere i missili con Dundas per i missili americani in Turchia, e quindi, adesso non voglio usare termini retorici, il mondo fu salvo, ma per un meno, perché poi il problema di uno scontro, diciamo paradossalmente nucleare, qual è? Che se lo cominci vai fino in fondo e devi andarci nelle prime due ore. E poi oggigiorno, anche se non è nucleare, la potenza tecnologica è tale che se tu cominci si apre un processo di azione e reazione che non puoi controllare. Sulla base di questo, ed era veramente la mia conclusione, che cosa possiamo immaginare? Guardando alle personalità di Trump e di Putin. E qui farò un piccolo esercizio psicanalitico, psicologico. Trump, che cosa si può tenere di Trump? In una situazione di crisi, in cui bisogna decidere, l'impulsività. Questo sono tutti d'accordo, che Trump, quando gli gira, cambia, fa. E l'impulsività in situazioni di questo tipo può essere pericolosissima. Più il sentimento di onnipotenza, cioè noi americani possiamo decidere, siamo i più forti. Quindi questi due elementi messi insieme sono un elemento negativo. Cosa c'è di elemento positivo nella sua personalità? Questa idea che è un negoziatore, che è un uomo d'affari. E quindi poi sul dunque guarda gli interessi reciproci e quindi è un realista, per dire una parola. Putin, la sua caratteristica maggiore, con tutti i giudizi approssimativi, è il realismo e anche il cinismo, cioè non crede in tanti valori ideali. È un uomo di potere che ha il senso, della forza, cosa sia la forza, e che ha un elemento, questo psicologicamente pericoloso, che è il risentimento nei confronti degli Stati Uniti, che è un misto di invidia e ammirazione, capite? Questi Stati Uniti così forti, così bravi, che ci vogliono imporre tutto, che è parte di una psicologia, e quindi questo indubbiamente è un elemento, secondo me, negativo. Cosa ha di positivo? Che è meno impulsivo, non è impulsivo a mio parere, è uno rapido che reagisce, ma ha una visione più lucida di quello di Trump. Poi soprattutto rispetto a Trump ha 30 anni di carriera politica, non un mese, e conosce il sistema internazionale, cosa che Trump non conosce, perché la Russia prima con i sovietici, poi lì è sempre stato. Quindi è uno più sperimentato in questo senso. E poi anche lui, come Trump, alla fine è un realista, perché è un uomo dei servizi di sicurezza, e quindi essendo un uomo dei servizi di sicurezza ha un senso di solito della realtà molto. In ambedue i casi, quindi io credo che quello che possa giocare a favore di soluzioni è che non hanno dei valori ideali preconcetti, hanno dei sentimenti e delle passioni che possono essere altrettanto pericolosi, che sono quelli dell'identità, la grande America, la grande Russia, però non c'è quel senso ideologico, comunisti, capitalisti, il comunismo non ci credono, neanche russi, neanche Putin, eccetera. E quindi peseranno gli interessi e peserà il nazionalismo, e quindi peserà
forse cosa. Comunque questa la mia conclusione è che Dio ce la mandi buona. Se volete qualche domanda, se non siete stufati, io sono qua. Prego. Volevo una domanda, cioè, allora, il problema della democrazia in Russia in realtà non è mai stato un paese democratico, perché in tutta la sua storia e anche ora è una democrazia un po' così, diciamo, relativa. Ecco, se la Russia potesse avere una democrazia di tipo occidentale, cambierebbe qualcosa anche in questi diciamo tensioni, perché questo nazionalismo sembra usato sempre storicamente nei momenti di difficoltà, da Stalin allo zar, per trovare una forma di consenso. Ecco, questo discorso, quindi, c'è una speranza, diciamo, di una Russia democratica che calino un po' tutte queste tensioni rispetto alla situazione attuale? Io la domanda è a proposito, direi che sì, perché le democrazie hanno molti difetti, ma però, come dire, emergono, come dire, le ragioni di interesse specifico, la stabilità e via dicendo. Mentre il nazionalismo, come dire, gioca sulle passioni, la democrazia, se funziona appena un po', gioca sull'interesse, anche gli interessi, poi c'è la corruzione, quello che vuole, però indubbiamente credo di sì. Però per adesso è difficile vedere un sistema democratico in Russia, proprio perché c'è la tensione, ha capito? La tensione alimenta il nazionalismo, è il gioco. È reciproco, però i regimi, diciamo, democratici, anche gli Stati Uniti, anche l'Europa, hanno dei contrappesi maggiori, e quindi certo un regime democratico attenuerebbe le tensioni, anche se anche un regime democratico in Russia non cederebbe sui valori della difesa degli interessi nazionali, capite? Cioè sarebbe un nazionalismo non di passione ma di interesse, perché la Russia, tra virgolette, è un grande paese con un senso di se stessi, quindi anche democratici vorrebbero mantenere i loro interessi e le loro influenze, però in un modo diverso, e sarebbero più soggetti, come dire, alle lobby interne, economiche, perché insomma di andare allo scontro ormai le società moderne non ci vogliono più andare. Nelle società moderne la gente non vuole andare in guerra, può essere nazionalista, ma poi su dunque in guerra ci manda i professionisti, ci manda altro. E la Russia in questo è come l'Occidente, ormai che vogliono combattere sul serio, ci sono degli altri paesi con altre tradizioni, paesi arabi, combattere la Cecenia, i ceceni sono grandi guerrieri, ma non i russi. Se lei va a Mosca, sul consumismo sono peggio di noi, anche perché hanno più soldi a Mosca, capito? Quindi anche la Russia si è, come dire, imborghesita, e essendo imborghesita non è un paese che vuole. Certo, c'è da dire in negativo che sia russi che americani hanno una forte concezione, più di quella degli europei, del ruolo della forza, perché hanno delle storie più violente della nostra. La Russia ha viste di tutte, e anche gli americani, non scherzano, è lontana, ma la guerra civile è stata la prima guerra più violenta della storia dei paesi occidentali, poi la guerra con gli indiani, ma no, quando si tratta di usare la forza degli americani, e poi durante le ultime guerre, in Vietnam, in Corea, l'uso della violenza, della forza, dei bombardamenti, poi non dimentichiamo, gli americani sono quelli che hanno lanciato 2 bombe atomiche, poi giustifichi siano una nazione, e in Russia, a loro volta, guerre, l'Afghanistan, l'intervento, la Cecenia, e poi ha fatto la guerra con i Germani, insomma, è un paese che ha conosciuto delle violenze inaudite,
E in Russia, devo dire, parlavo con degli amici, adesso c'è paura della guerra, proprio perché l'hanno subita, e loro, vabbè, ormai la seconda guerra mondiale è lontana, ma nel ricordo delle vecchie generazioni c'è ancora. E proprio perché c'è paura della guerra, Putin diventa il garante, capito? Il protettore, l'uomo forte, poi c'è la tradizione dello zar, la tradizione di Stalin, perché Stalin nell'opinione pubblica per certi aspetti è visto ancora come uno che si faceva rispettare e aveva controllo. Comunque quello che lei dice è giusto. Sarebbe da auspicare, non dico una democrazia occidentale, ma un sistema più aperto, più moderno, perché questo comunque è un elemento di controllo del regime. Il quadro che lei ha descritto, l'Europa ha una qualche influenza o no? Ha una? Qualche influenza o no? L'Europa ha una certa influenza, ma non come unità in quanto tale, perché non è unita. Ci sono paesi in Europa che hanno influenza. La Germania è un paese influente perché è ricco, potente, commercio e nei rapporti con la Russia. Ma non come Unione Europea. E l'Unione Europea non ha una sua politica di insieme, e infatti ha un'immagine anche per i russi di dire, beh, l'Unione Europea non funziona, facciamo i rapporti con la Germania, con l'Italia, con l'Inghilterra, e no, l'Unione Europea ha perso, e ancora, ha ancora una sua linea, ma lo vede la difficoltà che ha avuto a affrontare il problema dell'immigrazione. Adesso poi dipende chi vince dalle elezioni, se vince la Le Pen in Francia non sa neanche se quel po' di Unione Europea che resta sono forze contrarie. C'è un ritorno generico al nazionalismo, insomma. Cioè nei momenti di crisi l'idea è si torna indietro, sì, insomma, facciamo dei fatti personali, la famiglia, tra di noi. E oggigiorno a livello internazionale non si può essere piccoli, bisogna essere grandi. Infatti i paesi che contano sono quelli grandi, anche grandi proprio a cima, un miliardo, a parte che loro sono dei draghi sul piano dello sviluppo, poi va a sapere dove va a finire anche lì. Ma l'Unione Europea se non riesce a coordinarsi rimane un'area di privilegio. Era un'oasi di pace, quindi non ci sono più guerre, a parte la guerra in Jugoslavia da 50 anni, 60 anni, però l'Unione Europea è in crisi molto profonda, perché ci sono questi rigurgiti nazionali, cioè, l'emigrazione ha creato questo senso di essere esposti. Attenzione! E poi la fondamentale cos'è? Che l'economia non va bene, non va bene, va, insomma, i tempi del... Sa, finché c'era l'economia prospera tutto, anche a capire, ma quando l'economia va giù, i problemi, e allora anche la competizione economica tra i vari paesi. Quindi sia come immagine politica che come esempio di modello economico, certo l'Europa resta molto ricca, perché i soldi sono stati fatti come in Italia, ma adesso si mangiano poco a poco. E questo vale per l'Europa, ma quello è anche un ciclo. I paesi hanno un ciclo ascendente e uno discendente, però l'Europa, insomma, guarda, si viene anche in Italia, insomma. Il problema è che di stare a galla, che è già positivo, però rispetto alla Cina, rispetto ai paesi asiatici, poi qui c'è tutti gli altri nuovi fenomeni, come lei sa, la competizione sui costi del lavoro, insomma, se c'è un miliardo di persone che si accontenta di uno stipendio che è il quinto del nostro, la competizione economica è questo punto. Però l'Europa ha ancora molte risorse di intelligenza, di capacità, di cultura. E poi, insomma, è un'area civilizzata,
Per adesso siamo, siamo privilegiati. Una considerazione, rifacendomi alla domanda, alla prima domanda in cui si chiedeva se si potesse in qualche modo immaginare una evoluzione. Io ho l'impressione che questo non sia possibile, nel senso che non so se la vedo così, però diciamo elezioni in cui si poteva eleggere un presidente tutto sommato nuovo, poteva essere Yeltsin, avevano un senso forse quando la Russia era appunto debole e frammentata. L'impressione è che l'immensità del paese, la profonda diversità culturale, in qualche modo la democrazia non se la possono permettere, ecco, banalizzo. No, che questo accada anche per la Cina, e se pensiamo anche al numero dei elettori, pur nel rispetto delle forme, non, gli Stati Uniti non sono così lontani. No, volevo sapere una sua opinione sul punto, cioè potrebbe quasi essere un elemento deflagrante della politica internazionale pensare che ci siano effettivamente delle elezioni democratiche in quei paesi. Lei tocca un punto. C'è questa idea, adesso sempre parlando genericamente, che i problemi oggigiorno siano tali che non puoi affrontarli democraticamente. Non si trovano le mediazioni. Perché anche in America, se poi fai votare tutti e votano Trump, questo è il discorso, dire, non democratico, un po' autoritario, cioè l'idea è la politica italiana, insomma poche storie, adesso decidiamo. Il problema è chi decide e come decide. La democrazia non va bene, però se tu ti affidi a delle decisioni che poi non puoi controllare, ci vorrebbe, come dire, il principe illuminato, capito? Il leader. Ma voglio dire, ci sono stati. Obama, con tutte le incapacità, è stato un esempio straordinario, poi ha sbagliato, non riesce. Elezioni. Ma lo sa cosa vuol dire votare un presidente nero in America? Ah, io stavo in America. Fuori da. Ha capito? Come dire? Le democrazie sono. Come? È stato talmente rivoluzionario e poi è arrivato Trump. Eh sì, perché è rivoluzionario. Allora, infatti molti dicono, siccome c'è stato Obama, ha detto, ah no, questa volta. Ma notiamo poi la Clinton era pessima. Ma per dire, però ci sono stati dei leader che hanno, per esempio, un altro leader straordinario che ha impedito è Mandela in Sudafrica. Ma come in Sudafrica c'è il 5% di bianchi, ha fatto tutto quello che ha fatto, lui è stato in galera 30 anni e fanno adesso poi il paese ha i suoi problemi, una transizione positivo, ma nessuno immaginava possibile. Per dire, è quello che ho cercato di dire alla fine, no? Che il ruolo delle personalità, come ho fatto, io mi faccio questi esempi di Mandela, per dire, e poi il leader conta, ma anche in Cina, Deng Xiaoping, che ha cambiato la politica, è uno che ha rivoltato il paese. E ha fatto una potenza economica è il sistema che lo permette, non so come dire, ma c'è poco da dire, io non sono per l'uomo forte, ma certo se c'è il personaggio giusto al momento giusto in situazioni così complesse gioca molto. Poi c'è certo il problema di che tipo di regime hai, la democrazia o no. Però l'immagine della democrazia tradizionale è in perdita adesso, per le ragioni che diceva anche lei. Perché se si deve far decidere tutto. E poi c'è, questo è un discorso un po' reazionario, c'è la deculturalizzazione della gente massicciamente. Se tu crei, adesso non vuole fare il discorso, il professore, ma insomma, se tu abbatti il senso della responsabilità, dei valori, bombardi tutti di comunicazione, così,
Allora poi vuoi che questi votino, magari votano il discorso reazionario, io non lo so. Quello è un fatto molto importante. Infatti devo dire che sono tipo a merito vostro, queste vostre iniziative, sono il tentativo di. Capito? Non siamo molti, ma cerchiamo. Io volevo fare un'ultima considerazione anche riguardo a quello che stavamo dicendo prima a tavola. A me veramente personalmente mi preoccupa molto più l'impulsività di Trump di quanto mi possa invece tenere sereno la sua capacità di mercanteggiare. Però rispetto a questi eventi esterni, no? Rispetto a quella situazione di stallo che c'è sempre stata almeno dagli anni 80 ad oggi tra Russia e Stati Uniti, che sembrerebbe evitare un conflitto nucleare, perché non si vede quale dei due potrebbe venirne a trarre beneficio. Quale secondo lei invece di eventi satelliti potrebbe spostare l'asse, giusto per fare un po' di fantapolitico così in chiusura? Potrebbe lo scontro. Cosa potrebbe succedere, ecco, rispetto a questo equilibrio silenzioso che c'è tra queste due superpotenze? Perché a me sembra che l'attenzione ad esempio sia sempre focalizzata sul Medio Oriente, sul mondo asiatico, però ad esempio non si dice mai niente di quello che sta succedendo invece nel nuovo mondo, insomma l'Argentina, Brasile ha vissuto recentemente un colpo di stato silenzioso, l'Argentina che pare essere di nuovo di fronte a un debacle dove non vengono parlati gli insegnanti, sono un paese di nuovo fermo. Non potrebbe succedere questa volta che dall'altra parte del mondo c'è un episodio possa spostare? Sì, il discorso è tutto immaginare. Cioè, Michele, se Trump tira sui muri in Messico, quei rapporti, c'è tutto un discorso veramente di interesse commerciale. Ma secondo me non è da stare un dito per salvare o muoversi per salvare uno di questi paesi che ci siamo adesso. No, secondo me il problema, il rischio è che ci siano, cioè il Sud America secondo me è un mondo a sé, in cui ci possono essere problemi, ma non entra, le aree cruciali sono delle altre, un'area cruciale è la Cina, cosa succede tra la Cina, gli Stati Uniti, le due Cine, il Giappone, la Corea del Nord che ha i missili, e quello è un fronte fragile, perché lì le potenzialità sono forti da tutte le parti. Quindi se gli americani dicono no, c'è le linee di navigazione, ci passiamo noi, e i cinesi dicono no, passiamo noi, e c'è uno scontro militare o diventa militare, il rischio è quello lì, quella è un'area cruciale, capito? E l'altra area cruciale è l'Europa, però in qualche modo è un po' più sotto controllo, che è questa questione dell'Ucraina, perché l'Ucraina a noi sembra lontana, certo può essere, però se lì è una guerra congelata, perché lì c'è uno scontro, e poi sulla frontiera fra Russia e NATO ormai sono schierate le truppe americane, le truppe russe, adesso la Svezia, che è un paese neutrale, vuole ristabilire la costruzione militare, quindi c'è questa atmosfera che dobbiamo prepararci alla guerra, che colpisce. Quindi questi climi, anch'io credo che una guerra per caso non sia possibile, però la corsa al riarmo è un pericolo, a parte essere uno spreco di risorse colossale, perché spende 600 miliardi di dollari ogni anno, in armi, e lì uno dei rischi, secondo questi osservatori scienziati, è l'idea che ci possa essere quello che in inglese chiamano un breakthrough, cioè una scoperta tale da una parte che gli mette in mano uno strumento per cui può essere tentato di dare un colpo all'avversario, capito? Ma parliamo sempre un po' di fantascienza, però le armi nucleari nella stratosfera,
la guerra cibernetica. Io sono cose che non conosco, ma insomma pare che se tu sai operare bene, blocchi tutto quello, tutto il sistema di comunicazione di un paese. E questo elemento tecnologico è. Perché la tecnologia crea un rapporto molto complesso, ma anche un'enorme fragilità del sistema. Perché se salta il sistema di comunicazione si blocca tutto di colpo. Per dire, adesso parliamo a volta libera, perché poi c'è tutto un sistema di controlli, di contrappesi, tutto quello che vuole. Però quello che dico è un mondo in evoluzione a tutti i livelli. Quello politico, quello demografico, l'ambiente, insomma, quindi così. Però quello che diceva lei, non credo che il Sud America può, il Sud America può farsi delle guerre e gli americani magari intervengono, perché sono presenti in Colombia, in quei paesi lì, col Messico ci fu la questione, come lei sa, del muro, però non è cruciale, perché non c'è un'altra grande potenza nel gioco. Mentre in Asia c'è la Cina, che è un grande paese, ormai ha anche i suoi armamenti, ha delle rivendicazioni, c'è le due Cine, c'è i paesi asiatici che hanno paura della Cina, Vietnam, Filippine, c'è il Giappone, infatti il rischio sono alcuni è appunto che il Giappone si armi nucleare. Non credo per adesso perché ce l'ha bene. Ma la Cina, per esempio, è già una potenza nucleare, molto minore rispetto. Però il problema col nucleare è che ne basta poco, capito? La Francia è una potenza nucleare, l'Inghilterra è una potenza nucleare, per dire. E quindi finché gioca la questione della deterrenza va bene, cioè io lo tengo per impedirti di usarlo contro di me. Difatti certi paesi, poi insomma il discorso va andrebbe molto in là, pensano che il nucleare sia essenziale, avere delle armi nucleari, per impedire un attacco esterno. Qual è il paese che ha il nucleare e che dice, state attenti, Israele, siamo un paese piccolo, però sì. Perché il nucleare è un'arma estrema, perché se lo usi poi veramente crei, capito? Questo momento c'è tutta la teoria dell'inverno nucleare, per quale non voglio commentarvi, ma però insomma sono tutti elementi. Va bene. Grazie.